Ciao gente, benvenuti su questa nuovissima video ricetta. Cari ragazzi, come da titolo, oggi faremo la pastiera. Questa qua è la mia versione, quindi la versione di Mago Totonno. Spero che vi piaccia, ma prima di continuare con la video ricetta vi voglio ricordare che se volete questa bellissima felpa ed altri gadget di in cucina con Mago Totonno, vi lascerò il link qui sotto giù in descrizione, dove potete andare ed acquistare ciò che volete. E visto che ci siete ragazzi, iscrivetevi al canale, che è gratis, e poi se ci siete anche azionate la campanellina, così da ricevere le notifiche di quando usciranno i miei nuovi video. Detto ciò ragazzi, noi come sempre ci vediamo a fine video, e adesso ingredienti. Allora, gli ingredienti per la frolla sono 400 g di farina, 150 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo, un tuorlo, 2 cucchiai di latte e 2 cucchiai di olio. Mentre gli ingredienti per il grano cotto con il latte sono 560 g di grano cotto, quello in barattolo, già confezionato, 50 g di burro e 350 g di latte. Mentre gli ingredienti per la pastiera sono 500 g di ricotta, 350 g di zucchero, 5 uova, 300 g di crema pasticcera, il grano cotto quello con il latte, vaniglia, cannella e fior d'arancio e gocce di cioccolato. Iniziamo preparando la frolla, quindi prendiamo una bacinella e ci versiamo la farina, il burro, lo zucchero e l'uovo con il tuorlo. Dopodiché aggiungiamo il latte e l'olio. Ora che abbiamo inserito tutti gli ingredienti, andiamo a mescolare il tutto fino a ottenere questo composto più o meno granuloso. Dopodiché ci trasferiamo su un piano da lavoro e andiamo a lavorare con le mani fino al completo scioglimento del burro. Lavoriamo l'impasto per bene. Una volta ottenuto un composto liscio ed omogeneo, andiamo a rivestirlo con la pellicola e lo andiamo a far riposare in frigo per più o meno una mezz'oretta. Nel frattempo che si riposa la frolla, andiamo a prendere una casseruola e ci mettiamo il grano, quello già cotto, poi il burro e il latte, e facciamo cuocere a fiamma medio-bassa fin quando non vediamo che si forma una crema. Questa ragazzi è la crema che si dovrebbe formare. Dopodiché lo prendiamo e lo mettiamo da parte, lo facciamo raffreddare. Ora andiamo a prendere una bacinella da planetaria e andiamo a mettere la ricotta, lo zucchero, le uova e andiamo a mescolare il tutto. Quando il tutto sarà amalgamato per bene, aggiungiamo la crema pasticcera e poi il grano cotto con il latte che si è raffreddato. Dopodiché aggiungiamo la vanillina, la cannella e il fior d'arancio ed andiamo a mescolare il tutto. E questa è la consistenza che dovremmo avere. Poi aggiungiamo le gocce di cioccolato e mescoliamo.
Ora che l'interno della pastiera è pronto, andiamo a stendere la frolla. Prendiamo un pezzo di frolla, cospargiamo il piano da lavoro con farina e andiamo a stendere la frolla. Ora prendiamo lo stampo e ci mettiamo la frolla. Dopodiché la andiamo a sbordare con un coltello. Fatto ciò, andiamo a mettere la crema. Ora stendiamo la frolla e con una rondella zighettata andiamo a formare dei bastoncini. Li andiamo ad applicare così sulla pastiera, prima delle righe così diritte. E dopodiché li andiamo a posizionare altre 4 di sbiego, così da formare dei rombi. Questo è il risultato che dovremmo avere. Dopodiché lo andiamo a infornare a 175 gradi, forno statico, per più o meno 75 minuti. Dopodiché chiudiamo il forno e li facciamo stare in forno per altri 30 minuti. Dopodiché li togliamo e li facciamo raffreddare per una nottata. Passata una nottata, andiamo a togliere dallo stampo in questo modo. E voilà, la pastiera è pronta. Buon appetito! Spero ragazzi che questa video ricetta vi sia piaciuta, se no come sempre pazienza, non ci posso fare niente e noi ci vediamo lunedì prossimo con un'altra nuovissima video ricetta e se ancora non l'avete fatto ragazzi iscrivetevi qui sopra canale, azionate la campanellina qui sotto così da ricevere le notifiche di quando usciranno i miei nuovi video, inoltre se vi è piaciuto il video lasciate un bel pollicione in su, un commento qui sotto e condividete il più possibile così da far conoscere sempre di più questa ricetta e questo canale e niente ragazzi noi ci vediamo alla prossima, ciao!